Guarda, knock, 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 bull. Chiuso. Oh, è tutto safe qua in Italia per il momento. Knock, knock antenna. Amici, benvenuti in questo video del secondo canale. Oggi siamo in live, vi ricordo, qua su Twitch. Potete cliccare e venire direttamente in live. Vi ricordo che se avete Amazon Prime avete una sub gratis. Oggi siamo qui perché intanto vi volevo fare una domanda. Ma voi preferite Rebirth o Galdaia o Caldera? Diciamo Verdansk, diciamo BR normale o Rebirth? C'è una differenza fondamentale. Passiamo ai dati. Allora, siamo su warzonestats.gg, che diciamo è il sito che vi dà un po' tutte le statistiche vostre, degli altri. Potete cercare le stats, insomma, di delle persone che preferite, insomma, le vostre stats, e potete capire dove magari migliorare e dove fate schifo, insomma, dove siete forti. Allora, questo è il mio profilo. Come vedete, ho un KD non altissimo, ho 2.43 di KD su BR normale. Su Rebirth è un po' più alto, siamo a 2.54. Negli ultimi 100 game l'ho anche abbassato, stavo a 2.80. Considerate che queste stats sono considerate rispetto a tutto il mio percorso di Warzone, quindi da giocatore medio a giocatore comunque già più alto. Io adesso sto intorno sempre al 3 di KD negli ultimi 100 game. Nel mio top top in alcuni meta sono arrivato a 3.5 di KD, però resto sempre qua intorno a questo KD. Detto questo, allora, queste sono le mie stats. Come vedete ho un po' di win, ok, quindi so più o meno di cosa parlo. Ho 925 win tra Caldera e Warzone, e su Rebirth ne ho 1036. Ma notate una differenza fondamentale. Io sicuramente so che voi nei commenti avrete scritto Rebirth, sicuro, ce ne sono sicuro al 100%. Però perché dovreste giocare anche un po' Caldera? Cosa che io ultimamente non sto facendo, perché mi sono rotto un po' il cazzo di guardare i cespugli. Caldera, insomma, in generale il Battle Royale rispetto a Rebirth, ti dà la possibilità di migliorare un botto. Su Rebirth non si migliora un cabbo, vi faccio vedere. Statisticamente su Caldera abbiamo il 24% di win, che è un buon risultato. Su Rebirth invece il 52% di win. Significa che statisticamente una partita su due la vinciamo. Di solito ne vinciamo anche 5, 6, 7, 10 di fila, però prendiamo anche cazzi. Comunque una partita su due più o meno la vinciamo. Queste sono le stats. Perché vi dico che se volete migliorare dovete giocare su Caldera? Infatti oggi provo a vedere un video di Caldera. Perché? Perché non è respawn infinito ovviamente come su Rebirth, e di avere un decision making molto diverso rispetto a Rebirth. Fondamentalmente la regola è che se potete essere fortissimi su Rebirth, però poi nelle modalità che contano, quelle diciamo più tryhard, magari fate cacare, cosa che può essere pure, soprattutto per i TikToker che stanno solo full su Rebirth. Ultimamente effettivamente anche io sto tanto su Rebirth, perché c'ho un problema Caldera, ok? Il problema è che ti fai 2-3 partite magari al giorno, dopodiché non ci vedi più, perché il problema di Caldera è sono i cespugli. Quindi il mio consiglio in ogni caso, se volete migliorare, è magari fa cappare per un po' Rebirth e dedicarvi un po' su Caldera per magari imparare le meccaniche, rotation e insomma tutta quella parte di decision making che poi vi aiuta poi tantissimo su Rebirth, perché se siete forti su Caldera, su Rebirth le lobby le dominate totalmente. Questo è per farvi vedere che diciamo su Rebirth conta poco, diciamo, la skill, cioè conta, però un giocatore forte lo vedete effettivamente non tanto su Rebirth ma quanto soprattutto su Caldera. Anche se magari avete dei problemi di vista su Caldera, fatevelo ogni tanto qualche Caldera per migliorare voi e il vostro team. Vi lascio al video. Aspettate, che hanno ricevuto, come cheat? Come cheat? Che hanno ricevuto degli ordini particolari italiani? O no? O è tutto o è tutto safe qua in Italia per il momento? Ste, per forza. Nemico marcato. Che succede, prega, raccontaci. Che cazzo fa? Sto a fare una cazzata, sto a fare una cazzata, raga. Per forza. Sta fa una cazzata, raga, io. Forza, quello sotto città. No, leva sta minchia di qua. Dai, fa. Non mi leva il paragato tutto. No, no, no. Città, città? C'è un altro città, raga? Faccio proprio picchio, ti mira. Ma sei serio? Sì, è sotto. Oddio, come è sotto? Ma sei serio? Dai, Drake, dimmi se sei serio. Sarei al 2000 per 1000. Ah, non possiamo, cioè ogni partita è un cheater con lui, dai. No, raga, allora dopo sto io, che cazzo che state voi. Oddio, lo vedo, mio, mo, 3 2 1. Ma è un bot, raga, non è un cheater questo. Un coglione questo, raga, ma che cazzo è stato a dire? Ittato bianco.
Poi non discriminare. Craccato. Niente, raga, non è morto. Poi non discriminare. Non c'è. Non c'è nessun altro modo per evitare la guerra. Non ci sono modi. Cioè, non c'è, c'è modo. Dai, raga, però c'è. Oh, eccolo, eccolo, eccolo. Vedo, passo. Chi pinga lì? Aspetta, aspetta, aspetta. No. Io l'ho finito, che cazzo me ne frega. Ma passa l'altro. Ma che cazzo me ne frega, io richiudo subito. Ci sono in lontananza, da vicino Maio. È il cecchino, Sì, sì, pure io sono un cecchino, però. 27 colpi, mi raccomando. Craccato. 12 colpi. Se non R, bravo, se non R, se non R. Bravo. Io ce l'ho. Non R, non R, sei, non R, non R, sei. Muore da solo. Sei un R, sei. Che l'ho fatto? Puscia adesso, puscia con l'SMG. Vado. Puscia con l'SMG adesso. Lo giuro. Arrivo. È craccato quello pingato. Porco zio, porco. Non so, lo sto sentendo. Farò scendere. No, okay. Bene, 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 bene. Io ho chiesto R, io ho chiesto R. Io non so perché giochiamo con Bull, ragazzi. Ma Bull ha più kill di ST. Cioè, Bull si è suicidato, ragazzi. Ma che cosa stiamo a fare con Bull? Scusa. Cioè, Bull perché è stato invitato? Stavo sparando da dietro. No, ma perché ho sbagliato. Raga, ho il mirino sbagliato. Perché sto livellando l'arma. Cioè, non è l'arma. Non ho neanche il sottocanna. Capito? Quello è il problema. Ste, ma hai detto hai detto push, ho pushato solo io. Sto per morire, sto per morire, come morire, raga. No, si è bloccato, non c'è. Audio mi pushano, mi pushano, mi pushano. C'è l'altro sotto. Questa è la sta arma, raga, non me la siete ucciso. Che pippa. Sparo. Sono pure sotto taglia. Dai, sono pure sotto. Che sfiga, raga, sono pure sotto taglia. Matteo, che è successo? Sono pure sotto taglia, sono tutti. No, merci, sì, turchi qua. Guardato. Qua, raga, qua. Knock, 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 bull. Chiuso. Prego, prego, non te lascio da solo. Qua è il. È da lutare quello, è da lutare, Quello è da lutare, Hai un sacco di roba. Sopra la torre, ragazzi, sopra l'antenna. Sopra. Come sopra l'antenna? No. Knock, knock antenna. Ah, ce n'è un'altra, ce n'è un'altra, ce n'è un'altra. Vedi me? Da track. Dai, morto. Bravo. Un'ora in Ucraina cade. Stanno per entrare a Kiev. Baci e abbracci all'Ucraina. Forse la ho visto, basta. Dietro, da antenna, antenna, da faro, antenna. È mio, bull, è mio. Me lo prendo io. Che due coglioni, però, Quasi crack. Che cazzo fa qua? Quasi crack il tizio, Non lo vedo, non lo vedo. Si è dato tutto a destra giù, 120 circa. Tutto a sinistra, non a destra. A destra, vabbè, la tua sinistra. Ok, vieni, andiamo da track, andiamo da track. Track bisogno, vieni. Arriva il gas, Marco, la nuova zona sicura. Io direi di lasciare. Io mi tengo a terra. Combattere contro la Russia e. Entra track, se riesci. Perché la Cina interverrebbe a suo favore. Lasciano l'Ucraina a loro destino. Ma purtroppo non possono fare altro. Piazzati. Devi evitarlo. Vado lì, poi diciamo. Vieni da me, mamma. Matteo, buttati verso di lui. Dai, mi sono pushato, E poi fermo. Ti mira bull, anche se non è sicuro. Ce n'è uno bulla da me. C'è uno a 160. C'è uno a 160 che mi mira. Porco, due me non me fa passare. Uno qua bulla, arancione. No, click destra. Click sinistra. Passa sinistra. Teniamo Aig. Quella. Teniamo Aig, sì. Vai, bull. Vieni, bull. Vai. Uno in casa blu. Questi sono due. Stanno qua sotto di noi, Sto guardando. 2-2 dovrebbero essere, o 2 o 3-1. Sono tipo qua dietro, dietro qua. Non so come sembra. Forse, non è sicuro. Ma non hai dato? Ti do la fight up prima o poi questi stronzi. Perché non si fightano? Perché non si sparano sti coglioni? Aspetta, ti devono sparare. Non andare a terra, bull, servi. Bull, pezzo di merda, vieni qua.
Tanto non mi vanno finire se mi attaccano, mi buttano giù, tranquillo. Perché non ti fai da no? Qua. Bravo. Perfetto. Bravo, 2v1v1. 2v1. No, 2v1. È ancora lì? Vai. Uno lì dentro, l'altro sotto a sinistra. Occhio, sotto a sinistra. Esatto. Anche se mi lo devasto. Non è che sale, porco il cazzo. No, non posso. No, da qua non posso. Posso solo a sinistra, solo a sinistra, solo a sinistra. Dovete aggiustarvi. Sotto a sinistra, però c'è l'uno. No, tutto a destra dobbiamo passare. Ammazzate questo. Sotto di voi, forse, occhio. Bull, hai un cardio, Sta sparando, sta sparando. Scendi, con me, vieni con me. Stordente. Si pusha. Bravi. GG! E si gode! Non è così, vinci la partita grazie probabilmente solo alla testa. Cheater! Bella raga, bella. GG! Bella raga!